Buongiorno a tutti, io saluto l'ammiraglio e tutte le autorità militari, della Marina Militare e della Scienza. Piero Mescalchin, con cui mi congratulo del lavoro che ho potuto gustare sulle tenue, e poi per portare anche una piccola testimonianza personale. Martedì e mercoledì siamo stati a Roma, ospiti di Montecitorio, in forma eccezionale, con un gruppo di ragazzi del liceo che hanno vinto queste due giornate di formazione a Montecitorio proprio con un progetto sulle tenue. Quel progetto che era stato portato avanti con la collaborazione vostra, un po' di tutti, dall'università, dal comune, assessorato al turismo, qui saluto anche, parlo anche a nome del mio collega al turismo e al mio collega alla cultura Franco Luciano, siamo uno per tutti. E dicevo che è stata una cosa molto bella, perché oltre ad aver avuto una sottolineatura nazionale a un progetto scolastico che era stato fatto proprio in modo completo, quindi con il brevetto da sub per i ragazzi, un lavoro che era durato 2 anni, ha avuto l'occasione di essere un piedistallo nazionale, anche perché siamo stati ricevuti e per un'ora abbiamo ragionato di queste cose qui in commissione ambiente, e ad ascoltarti c'era il presidente Ermete Realacci, che è un uomo che in questo campo può dire la sua. Io penso sia stata una grande lezione per i ragazzi, che sono il nostro futuro, che potranno dal loro conto essere dei testimoni per portare avanti questa bandiera. Basta questo. Grazie a tutti e buon lavoro.